praticamente questi sono dei fiori, sono i fiori che si trovano in questo periodo commestibili, che sono stati cristallizzati, cioè sottoposti a con un pennellino passati con dell'albume d'uovo e nello zucchero, in maniera tale che si crea un involucro intorno che garantisce la loro conservazione anche per mesi e riesce a catturare comunque i profumi delicati, perché parliamo di profumi molto delicati, delle infiorescenze. Bellissimo. Allora, quali fiori ci sono? Ti piace un po'? Allora, qui abbiamo, al centro c'è la viola odorata o viola mammola, intorno c'è la primula vulgaris e esternamente, nel cerchio esterno, c'è la calendula officinalis. La viola odorata penso che la conoscete tutti, perché comunque in questo periodo è un fiorellino molto timido che si nasconde, ma che non si può ignorare, perché comunque arrivano quelle ondate di profumo quando uno cammina e si rende conto che intorno ci sono delle viole. E le viole, l'infuso dei fiori è ottimo per la tosse e ci si fa anche un ottimo sciroppo. Poi quest'anno non so se avrete notato che è stata veramente molto abbondante la fioritura, perché praticamente questa è una cosa che è caratteristica di molte piante: quando le piante trovano una stagione che è favorevole alla loro riproduzione fanno queste fioriture abbondanti e poi i semi comunque cadono a terra e formano una sorta di banca semi a cui la pianta attinge poi in stagioni più avverse. Quindi pensate che previdenza che ha, ed è una caratteristica comunque comune a molte piante. La primula vulgaris invece è anche questa una fioritura di questo periodo e ha delle proprietà. La primula vulgaris e la primula veris, che si trova in montagna, quella contengono due derivati dell'acido salicilico, che sono la primulina e la primaverina, e che hanno delle proprietà antinfiammatorie, anestetiche anche e antireumatiche, proprio come l'aspirina, perché l'aspirina voi sapete che il principio attivo è l'acetil salicilico, perché anticamente si era scoperto che la corteccia del salice fatta bollire aveva questi effetti antinfiammatori eccetera, e si usava dalla notte dei tempi. Poi con la chimica, con l'avvento della chimica, questa sostanza è stata poi sintetizzata in laboratorio, però comunque continua a rimanere, si può ancora utilizzare sotto forma di quello che ci offre la natura, quindi la primula vulgaris, l'infuso di fiori o di radice, però la radice è un peccato, non la tocchiamo, fa bene per la tosse ed è un antinfiammatorio. E intorno questa è la calendula officinalis, che ben conosciamo, di cui abbiamo parlato poco fa, che è una pianta che ha delle proprietà lenitive contro gli arrossamenti, antispasmodiche, sia per la pelle e anche comunque per lo stomaco, intestino, per le mucose intestinali. Ora, se lo volete assaggiare, sono dei... Quindi se uno, dei sapori molto, diciamo, delicati. La calendula per chi è consigliata, in questo caso, per questo che abbiamo detto, la primula. La primula per chi soffre di tosse. Tosse. E la viola. E la viola lo stesso. Adesso pensate alla perfezione. Uno si rende conto quello che deve prendere poi. Sì, no, vabbè. Comunque, beh, potete assaggiare tutti. Cioè io. Ecco, la calendula, poi non so, se volete prendere anche solo qualche petalo, nel senso che è un fiore molto grande, vedete voi. Ecco. Ma è così una... Un albume Sì. È una piccola, come dire, curiosità che serve comunque a farci... Una caramella. Sì, specialmente la violettina, dopo un po' ti sprigiona l'aroma, la viola odorata. Passata una volta, passato lo zucchero, poi ti sprigiona l'aroma di menta. Come? Ti usa anche un pochettino di menta. Sì, io così ci faccio tutti i fiori, i petali di rosa, le foglie di menta che ancora non ci sono. Però